sovradimensionare non è la soluzione, non è la panacea a tutti i mali, e anzi è fonte di problemi, perché poi si vengono a creare quelli che vengono definiti bottleneck, questi restringimenti dei processi che non hanno scalato prima di far scalare le persone e i team, prima di affrontare uno scaling up nell'ambito del personale, è assolutamente indispensabile che lo scaling avvenga prima nel mindset, poi nei flussi e comunque nel prodotto. Se così non fosse, veramente si rischia di fare disastri. Ciao a tutti, eccoci qua in questo nuovo episodio del CTO Show. Oggi il mio ospite è Pasquale Ragozzino, che è il CTO di Gamindo, altra bellissima realtà di cui oggi avremo di cui parlare per tutta una serie di temi relativamente a scale up, differenze culturali tra Italia e estero, eccetera, eccetera. Insomma, ne sentirete delle belle, perché poi Pasquale ha anche molte cose interessanti da raccontarci. Ma intanto, benvenuto Pasquale, ti passo direttamente la parola, così puoi introdurti tu stesso. Grazie innanzitutto Alex per l'opportunità, grazie per aver avuto ecco, un palcoscenico così importante dove portare la mia esperienza piuttosto che i miei problemi e penso di poter condividere parte di questi problemi con tanti colleghi che tra l'altro sto sentendo proprio in questi giorni in virtù proprio del tema scale up che come Gamindo punteremo ad affrontare durante tutto il 23, quindi durante tutti i quarter che dividono il 23. Mi presento innanzitutto, sono Pasquale Ragozzino, sono un ingegnere informatico e in ambito lavorativo fondamentalmente attivo dal 2014, quindi l'anno in cui è coincisa la mia tesi di laurea con il mio primo lavoro. Ho percorso fondamentalmente tutti gli step, diciamo, della classica gavetta all'italiana, mettiamola così, è qui la prima differenza, magari lancio un primo thread, passando dai primi momenti in cui ancora ero materia da plasmare, no? Quindi dove mi sono riconosciuto in uno stack tecnologico, in un layer applicativo, fino ad arrivare a potermi definire come una figura a cui piace lavorare in maniera trasversale, quindi non sono una figura molto in focus su un particolare paradigma piuttosto che tier o layer applicativo. Quindi mi piace molto scalare tutto il panorama tecnico. Per questo motivo, chiaramente, e non solo per questo motivo, i problemi che poi ci si ritrova ad affrontare ogni giorno sono di natura molto diversa l'una dall'altra. Quindi si passa dal problema prettamente tecnico, verticale, su un determinato framework o linguaggio, fino al problema di gestione del team, perché è necessario scalare un prodotto piuttosto che una tecnologia o piuttosto che una parte dell'azienda. Da qui un pochettino entro in topic sul tema dello scale up, che è, diciamo, contrariamente da quello che si pensa, è un tema molto più vasto e che non è inerente soltanto alla sfumatura tecnica delle società o comunque all'impronta tecnica delle società, ma bensì entra proprio a far parte di tutta quella che è, diciamo, la scena societaria. Quindi quando si affronta il tema dello scaling, a mio avviso, è importante partire dallo scaling mentale, quindi dallo scaling di ciò che si pensa, come lo si pensa, e i tempi in cui si pensano determinate cose. Quindi il punto di partenza è sicuramente la mente delle varie persone che ricoprono poi vari ruoli piuttosto che varie competenze. Quindi il primo scaling, a mio avviso, deve avvenire all'interno della propria mente. Poi, subito dopo, deve esserci uno scaling di collettività. Quindi è un team piuttosto che più team fino ad arrivare allo scale up della società. Che deve avvenire, ecco, e lì avviene la vera e propria magia. Quindi quando
il lavoro di 5 persone corrisponde a un lavoro, per esempio, in fatturato di 100, e lì avviene la vera magia, quello che i businessmen o comunque quello che i venture capital rincorrono quotidianamente, quindi lo scaling proprio dal punto di vista di sostenibilità, di prodotto, eccetera, eccetera. E appunto quello di prodotto che segue lo scaling del team, quindi ho un prodotto che è valido perché mi porta un flusso di cash in, ad esempio, e voglio evolvere questo prodotto affinché con un intervento minimo, ad esempio, ottengo un risultato che è moltiplicabile per 10, per 20, per 100, dico io, e allora a quel punto si parla di scaling di prodotto, di scale up di prodotto, che segue però tutti gli step precedenti. E poi si arriva allo scale up tecnico o lo scaling tecnico, che sempre per quanto riguarda il mio pensiero è l'ultimo degli anelli di una catena, che poi si va a chiudere su se stessa, non per ultimo meno importante, ma che, come dire, è un po' un punto di arrivo rispetto ai precedenti step. Quindi dal punto di vista tecnico si riesce a scalare, a mio avviso, quando si è scalato già sugli altri tre temi, quindi mindset, team, prodotto. Solo da allora si può affrontare lo scale up tecnico, che diversamente sarebbe poco più che un esercizio di stile o un esercizio, come dire, di abbellimento di qualcosa, no? Quindi cercare di rincorrere il santo graal che poi alla fine ti lascia con un pugno di mosche. Quindi la tematica, o meglio, la catena, io la ricostruisco sempre un pochettino in questo modo. Tanto proprio, no, anche per capire meglio anche il contesto, no? Ti voglio chiedere anche proprio se puoi anche fare una descrizione di, ad esempio, Gamindo, quali sono proprio un po' gli step che avete portato avanti nel tempo per arrivare a questa situazione, e quindi anche sperimentare quelli che sono da una parte i vantaggi e anche tutte le sfide di dover scalare in tutte queste dimensioni, che dopo poi andiamo ad affettare una a certo. Una, così vediamo quali sono un po', però almeno così capiamo dove ci collochiamo. Certo, noi in Gamindo ci occupiamo fondamentalmente di sviluppo videogame. Lo sviluppo di questi videogame è brandizzato per lo più, quindi grandi aziende ci affidano il compito di comunicare prodotti, lancio di prodotti, piuttosto che gaming a scopo di lead, gaming a scopo istituzionale, gaming a scopo formativo, quindi lavoriamo con le grandi aziende, con le medio-grandi aziende, per portare valore attraverso i videogame, che qualche anno fa era una cosa un po', come dire, un po' in ossimoro, quindi era un po' impensabile pensare che attraverso un videogame o una videogiocata si potesse apprendere. Ecco, c'erano già dei concetti di gamification, ci sono già da anni concetti di gamification che vengono sviluppati da quasi la totalità delle aziende, persino quelle molto grandi. Però il videogame di per sé non era mai stato accostato fino a qualche anno fa al tema della formazione, per esempio, o del sociale, piuttosto che della comunicazione intesa come marketing. Noi ci occupiamo fondamentalmente di questo. E avendo rapporti, come dire, di così professionali con questi grandi player di mercato, è chiaro che lo scaling per noi è un tema molto importante, perché ci permetterà in futuro, attraverso lo sviluppo di alcuni progetti che stiamo portando avanti, ci permetterà in futuro, giusto appunto, di poter dedicare sempre più tempo alla qualità, senza tralasciare quelli che sono i concetti chiave di un business scalabile. Ecco, ritorniamo a qualche anello precedente, che sono quelli del cash in, piuttosto che della locazione di risorse, di tempo di queste risorse ai vari progetti, eccetera. Quindi diventa per noi la sfida principale per tutto quanto il 2023, quello di riuscire a scalare il prodotto Gamindo nella sua interezza. Da qui l'apertura verso una serie di servizi che saranno, diciamo, un po' in spoiler, anticiperanno una suite molto più ampia di servizi in SaaS, quindi
come forniti come software as a service, piuttosto che di servizi che ci aiuteranno prima internamente e poi esternamente con dei prodotti verticali su rivolti al B2B, ma anche perché no al B2C, di sviluppo e progettazione di videogame. Quindi la nostra missione per il 2023 è quello di portare insomma all'interno di quante più realtà possibili la capacità di potersi sviluppare in autonomia un proprio videogame, tutto completamente in modalità no code. Quindi ci auguriamo che un po' tutti quelli che lo vogliono affrontare il tema del videogaming possano farlo in autonomia, chiaro, con del supporto come dire artistico piuttosto che tecnico laddove ce ne sia bisogno, ma quello è il nostro obiettivo. Per poterlo ottenere, è chiaro che per poterlo raggiungere, provare a raggiungerlo, è chiaro che è necessario un cambio proprio di mentalità relativo ai prodotti e al modo in cui questi prodotti devono arrivare poi alle varie aziende piuttosto che ai vari clients, no? Attivi dello scenario economico. Quindi lo scaling parte proprio da qui. Il nostro, come dire, il nostro starting point è proprio da una certezza, parte da una certezza che è il mondo dei videogame. È un mercato molto ampio e da solo, diciamo, fronteggia la somma di quello musicale e quello del cinema, quindi è un mercato davvero molto importante e che noi vorremmo aggredire riuscendo persino a scalarlo. Quindi diciamo, questo è il contesto un po' più verticale su Gamindo, ecco. Tra l'altro, apro una parentesi, per molti è un po' il sogno lavorare nell'ambito dei videogame, nel nostro settore, perché molti programmatori che conosco vorrebbero assolutamente poter scrivere il loro videogioco. È stata un po' la passione anche mia a suo tempo, ma parliamo dei tempi retro computing, no? Quindi quella volta per una cosa parliamo di tanto tempo fa. Quindi immagino che anche da voi, insomma, il reparto tech sia abbastanza entusiasta da questo punto di vista, no? Sì, è la cosa più bella, è che c'è un interscambio continuo tra le menti più artistiche che sono dietro allo sviluppo dei videogame, le menti più matematiche che sono dietro, per esempio, a tutti i meccanismi di interazione di un personaggio piuttosto che di una dinamica di oggetto all'interno di un videogioco, e c'è un interscambio continuo ed è una delle cose più belle che ho ritrovato in Gamindo. Quindi questo bocchettone continuamente aperto tra parte razionale, parte irrazionale o comunque artistica, ecco, mettiamola così, più che irrazionale, artistica, è un environment abbastanza unico, perché tendenzialmente si prova sempre a suddividere quella che è la parte, diciamo, quella che è il layer applicativo relativo alla UI o comunque alla parte artistica e quello tecnico, quindi ciò che rende dinamico poi tutto ciò che è artistico. Qui invece, i pesi sono equivalenti, non c'è una predominanza di un aspetto piuttosto che l'altro, e la cosa più bella è vedere l'intercomunicazione, comunque l'interconnessione degli artisti. Noi definiamo artisti perché di fatto poi non c'è altro termine per poterli identificare, questi colleghi, e invece gli sviluppatori, che poi si occupano di vari aspetti, da quello del videogame development fino ad arrivare all'aspetto più concreto di sviluppo, back-end, front-end, eccetera, eccetera. Oggi il reparto tech, no? Anche proprio qui per capire un po' anche tutto il tema scalabilità. Quando siete partiti, a quante persone eravate e quanti siete oggi? Proprio il reparto, solo quello tech, diciamo, poi dopo vediamo anche il resto. Sì, allora, diciamo che il reparto tecnico pre-febbraio 2022 era composto da numero persone zero. Che vuol dire? Vuol dire che Gamindo, nelle figure dei suoi founder, si è sempre rivolta ad ambienti di consulenti. Quindi il reparto tecnico è stato alimentato da consulenze spot e comunque rapporti di lavoro non continuativi. Da febbraio ad oggi, che è il 10 di novembre, siamo arrivati a 17 figure circa che lavorano a tempo pieno, quindi il processo di scaling up direi che è pienamente in corso.
0.17 è stato già una bella, come dire, un bel passo, una bella avventura. Non vogliamo fermarci qui perché l'obiettivo per l'ultimo Q del 2023 è quello di arrivare a 50 persone, quindi circa un per tre rispetto a dove siamo oggi. Mentre nel reparto tecnico, i due terzi di questi colleghi sono inerenti comunque ai reparti tecnici, quindi siamo, diciamo, circa tra le 10 e le 12 persone, e siamo variegati, quanto più variegati possibile, perché, ripeto, ricopriamo i ruoli quanto più artistici, il lato più artistico, ci sono colleghi che si occupano di arte relativa al videogame, allo sviluppo di arte relativa a un concetto, a un filotto di comunicazione che è necessario implementare attraverso il videogioco, fino ad arrivare ai colleghi che poi si occupano di sviluppo e dinamicità di questa parte più artistica, e sviluppatori back-end, sviluppatori front-end, c'è cioè una parte di sistemi, una parte di UI, UX, quindi diciamo abbiamo una prima grossa squadra, se così si può parlare, che vorremmo portare il replication durante tutto il 23 e per permettere di appunto scalare il prodotto. Beh, intanto già è stata una bellissima crescita in così poco tempo, sapendo quali sono poi le condizioni attuali del mercato, dove c'è una carenza enorme, no, di talenti a tutti i livelli Sì. nell'ambito tecnostro, no? Quindi tanto complimenti, insomma, per questo primo risultato e anche per gli obiettivi che vi siete posti. Infatti, proprio per questo ti volevo anche chiedere, no? Perché, ad esempio, quando vado ad esaminare un po' anche la struttura dei miei clienti, quando sono le consulenze, oppure anche nei corsi di formazione che facciamo, spesso emerge questo concetto che molti desiderano crescere in tempo estremamente rapidi, scalando, pensando però soprattutto proprio al reparto tech, senza, mi accorgo, particolari considerazioni in realtà al contesto vero e proprio. Cioè, è diventata, diciamo così, un po' di moda questa crescita esplosiva in tanti casi, che poi dopo vedo a posteriori crea una serie di problemi che in alcuni casi possono anche far scoppiare l'azienda in senso negativo, però Certo. purtroppo, no? Quindi, cioè, non si raccontano il numero di casi di questo tipo che ho osservato e che, insomma, sono stato anche chiamato proprio per intervenire di aziende che stavano scalando troppo, cioè non era ragionato Certo. bene, no? Quando invece, ad esempio, non si è lavorato su altri temi, sui processi, l'efficienza, si è da subito costruito una portaerei di cui non c'era bisogno, cioè. Guardiamo anche l'attualità di questi giorni, no? Dopo poi vedo che sono tanti motivi per cui questo è accaduto. Per esempio Facebook, proprio questi Esatto. giorni, no? Ha annunciato di tagliare, mi sembra, 11.000 persone, no? Dopo che, se Sì. ricordo bene, a gennaio ne aveva assunte 15.000. È Esatto. chiaro che hanno fatto delle valutazioni che purtroppo, per motivi forse un po' anche al di fuori di quelle che erano le valutazioni iniziali, col mercato che chiaramente ha avuto delle conseguenze terribili con la guerra. Ecco, le mutazioni probabilmente erano sbagliate fin dall'inizio per questi motivi, ma comunque è un cambiamento veramente grosso, cioè dover mandare via una parte importante della propria forza lavoro vuol dire che non si sta scalando correttamente, cioè si è guardato delle dimensioni senza valutare esattamente qual era il reale fabbisogno. Questo qui è un Esatto. problema che ho visto in tanti CTO, ma anche imprenditori tech, che effettivamente non erano in grado di valutare correttamente qual era il reale fabbisogno. Cioè, alla base mancavano tutta una serie di concetti relativi a pensare anche all'architettura da creare, a Certo. tutta una serie di cose. Infatti, ti volevo chiedere, no, anche un po' da questo punto di vista qui, qual era la tua opinione, soprattutto la nuova, anche la tua esperienza, perché aver già fatto questa bella crescita penso ti abbia dato una serie di insight importanti, no? D'altronde è proprio quello di cui volevamo parlare oggi. Quindi volevo un po' sentire, ecco, Certo. cosa ne pensavi di questi temi qua. Sì, innanzitutto assolutamente tutto condivisibile quello che hai detto, è anzi il problema del sovradimensionamento in tutti i termini che lo riguarda, che lo declina, è un problema molto più importante rispetto al sottodimensionamento. Quindi sovradimensionare non è la soluzione, non è la panacea a tutti i mali, non è sicuramente una soluzione, né subottimale, né tantomeno ottimale, e anzi è fonte di problemi, perché poi, come dire, secondo tanti principi, molti riporti non sono sostenibili, accentrati in una singola persona, si vengono a creare quelli che vengono definiti bottleneck, quindi questi colli di bottiglia, questi restringimenti dei processi che non hanno scalato prima di far scalare le persone e i team.
quindi mi riconduco a quello che dicevo qualche minuto fa, cioè che prima di affrontare uno scaling up nell'ambito del personale, è assolutamente indispensabile che lo scaling avvenga prima nel mindset, poi nei flussi e comunque nel prodotto. Se così non fosse, veramente si rischia di creare, di fare disastri. Ultimo quello di Meta, ma ci sono stati grossi tagli anche in Gorillas, ci sono stati grossissime problematiche in Klarna, per esempio, piuttosto che Twitter. Ecco, lì è ancora una tematica diversa, però di fatto il trend che purtroppo stiamo osservando in queste settimane, mesi, anche chiaramente legato a una serie di accadimenti che esulano da quello prettamente di business, che però non erano stati presunti né previsti. Ora, il tema della predicibilità e della prevedibilità è un tema molto complesso che, probabilmente trova soluzione soltanto con anni e anni e anni di esperienza, di rodaggio, di insistenza su alcuni concetti, su che possono essere la precisione nel flusso di lavoro, nei tool che si utilizzano. E quindi è necessario scalare tutto. Non c'è scaling di personale se non c'è prima scaling di tutto ciò che porta una serie di persone a lavorare assieme in un'unica direzione, in un unico verso e con la stessa intensità. Quindi per ottenere tutto ciò, la prima attività di cui mi sono occupato dal giorno zero è stato proprio quello di definire un flusso di onboarding. Sono partito dalle cose più scontate, che poi in realtà non lo sono, quindi diciamo una delle metriche, una degli insight che ho raccolto è stato proprio relativo all'ottimo flusso di onboarding che è stato disegnato da me, da prodotto, direttamente all'interno del board, considerando anche quelle che erano le previsioni per il 2022, le attese per il 2023, quindi gli auguri che ci siamo fatti e per poter, stare dietro ad una crescita così esponenziale, almeno in questa prima fase, negli ultimi 6 mesi, mettiamola così, è stato necessario prevedere tutta una serie di automatismi, procedure che ci aspettiamo nel corso dei prossimi mesi vengano sempre più rodate, oliate, rettificate, quindi un canale sempre assolutamente aperto, quasi quotidiano, con tutte le persone che poi sono, tra virgolette, costrette o comunque che devono lavorare con certi flussi e certi processi, perché i processi non sono di chi li pensa o di chi li ha ideati, ma il processo è di chi lo sfrutta, quindi altrimenti si parlerebbe semplicemente di regole. I reparti tecnici che devono sottostare a una serie di regole, ma devono soprattutto sottostare a una serie di processi o comunque surfare una serie di processi, e lo si può, diciamo, ottenere il surfing appunto solo se tutto il mindset di squadra, di società, di team, di persone è allineato. Il processo lo si disegna assieme. C'è sempre, una prima pietra d'appoggio, ma poi viene costruito di volta in volta. Un esempio lampante di tutto ciò può essere Spotify. Io prendo molto spesso come punto di riferimento, no? Del quale riporto al mio team una serie di cose che hanno testato e per le quali hanno fallito. E attenzione, questo è ancora un altro tema, cioè poter scalare e anche saper fallire molto velocemente. Abbiamo affrontato la tematica in Gamindo proprio qualche mese fa, quindi siamo stati in grado di fallire velocemente su un prodotto perché ci eravamo accorti che era molto di più rispetto a quello che ci serviva, quindi fallire subito, fallire in fretta, fallire a basso prezzo, quindi a basso costo, ecco, mettiamola così, quindi anche questo è scalare, probabilmente in basso nel caso del tecnicismo, ma comunque anche tutto ciò fa parte di skill, quindi il sapersi piegare ma non spezzare, ecco, mettiamola così. Quindi insomma, anche dicevo, anche in Spotify tutti i flussi che con i quali si lavora e che sono pubblici
sono frutto di una costruzione del team continua, di un confronto sicuramente continuo con tutte le persone che formano il reparto tecnico, ma non solo, perché lì si parla di organizzazione a livello societario, quindi sicuramente sono convinto che nessuno aveva un'idea così precisa di dove si sarebbe arrivati nei flussi appunto di gestione piuttosto che dei flussi di lavoro, che si sono dovuti adattare in base allo skilling che hanno avuto e che hanno affrontato dopo i primi anni, insomma, dal lancio del servizio. Ecco, ora sul tema proprio, no, del mindset, poi volevo chiederti proprio gli approfondimenti, perché effettivamente io stesso, no, nel modello che ho elaborato negli anni, no, quello che ho chiamato Accelerated Model, sono previsti, diciamo, sei differenti dimensioni di quello che costituisce un reparto tech e in ultima analisi anche un'azienda tech, no? E all'interno di queste dimensioni poi si va anche a capire qual è il modo di scalare, perché è pensato per i vari stadi di un'azienda nel tempo, da quando è ancora in fase di idea, quindi non c'è ancora nulla, a quando è diventata un'azienda che domina la sua nicchia di mercato e gli step intermedi, no? Effettivamente quello dello scalare il team è uno degli ultimi punti che cerco io stesso di... è l'ultima cosa da fare, ecco, no? Effettivamente sono altre cose da impostare, che per quanto riguarda anche tutte le cose che hai detto, tipo i processi, eccetera, è molto effettivamente rivolto al discorso del mindset, che deve partire anche proprio da leadership, eccetera. Quindi voglio capire, no, cosa ti ha funzionato in questo senso qui di mindset, e che lavoro hai proprio svolto anche tu all'interno della tua azienda, del tuo team, per dare questa importanza prima al mindset, poi dopo agli aspetti anche implementativi, in modo da Certo, mettere il carro davanti ai buoi, ecco un po' questo è il certo, concetto. certo. Sì, assolutamente corretto quello che dici, nel senso che lo scaling del team è l'ultima fase dello scaling tecnico, a mio avviso. Prima deve avvenire quello del mindset, che io ho sviluppato attorno a tre fattori che sono, ho preso in prestito dalla fisica, che è stata una grossa parte del mio background formativo, che sono verso, intensità e direzione. Sono tre unità di misura che, diciamo, riguardano i vettori in fisica, che sono fondamentali perché sembrerebbero molto simili tra di loro, in realtà raccontano tre cose molto diverse. Io parto sempre dalla cosa che sembrerebbe più semplice, quindi la direzione, dove vogliamo andare, dove voglio andare e dove vogliamo andare assieme. Quindi innanzitutto la meta, l'obiettivo, ripeterselo, ripeterselo sempre, fin tanto che non è chiaro, chiarissimo, deve essere, come dire, bendati, con le orecchie tappate, bisogna ricordarsi sempre qual è la direzione. Quindi l'obiettivo è questo, vogliamo raggiungere questo metrica, questi numeri, questo livello di qualità, ed era l'ossessione dello stesso Jobs che ha fatto della qualità, per esempio, e quindi del suo obiettivo, della sua direzione, un mantra, e che gli ha permesso di presentarci alcune delle cose più innovative che ancora tutt'oggi lo sono. Quindi dopo il suo decesso, e comunque dopo anni da quel momento, ancora si parla e si narra delle innovazioni assolute che ha portato Jobs su tutti i livelli. Questo perché sono convinto era a chiaro tutti in Apple quale fosse la direzione, a partire appunto dalla testa, mettiamola così, quindi dal primo punto di riferimento all'interno dell'azienda. Quindi innanzitutto direzione. Il secondo tema che affronto è il verso, perché è chiaro che la direzione indica una retta, poi questa retta la si può percorrere in due versi diversi. Bisogna fare attenzione a non percorrere quello sbagliato. Detto che ognuno dei versi porta, come dire, a risultati assolutamente diametralmente opposti, no? Un verso è quello dell'andare avanti, l'altro è quello del tornare indietro. Bisogna avere un equilibrio assoluto e spingere verso il verso positivo. Quindi avere un approccio positivo al lavoro, evitare tutto quello che può essere pessimismo per scelta presa, piuttosto che comportamenti tossici, piuttosto che il non mettersi a disposizione, ecco, del collega che ti affianco virtualmente o fisicamente che sia, anche tutto ciò per me è verso. Quindi chiaro che per raggiungere un obiettivo
necessario che tutti remino nello stesso verso, perché altrimenti si avrebbe, come dire, se prendiamo ad esempio il paragone con un vascello, è chiaro che se metà dell'equipaggio rema in un verso e l'altro in un altro, la barca gira su se stessa, ma non si muove dal punto dove è arrivata, e sicuramente non è una cosa che si desidera. E poi l'ultima unità di misura che cerco di trasmettere al team è quello dell'intensità, che è l'ultima, non per ultima meno importante, ma va intesa nel senso corretto. L'intensità con la quale si percorre una direzione con un verso deve essere adeguata a sostenere tutto ciò che è quelli che sono gli obiettivi. Quindi l'intensità non è intesa strettamente come per forza push, quindi per forza un'over intensità. Potrebbe essere anche un'intensità blanda, potrebbe essere anche un'intensità di stasi. Bisogna saper regolare l'intensità in base agli obiettivi, quindi deve essere chiaro quando essere più intensi nello sforzo perché è necessaria più approfondire la metrica della velocity in un determinato contesto, per esempio di deadline di prodotto relativi al business, eccetera, eccetera, piuttosto che saper regolare l'intensità su una, come dire, su una velocity più bassa, ma su una quality che si innalza perché è necessario che di un prodotto, per esempio, si effettui lo scaling up, e affrontarlo con un'intensità troppo eccessiva semplicemente si esonda, si rischia di esondare e di non raggiungere l'obiettivo, quindi andare ad allargarsi troppo senza andare in focus su quello che è l'obiettivo. Quindi io prendo in prestito sempre queste tre unità di misura della fisica che sono state a me tanto care e odiate nel corso degli anni, però giusto appunto le utilizzo perché mi servono per spiegare un po' e per raccontare un po' a tutto il team quale deve essere la direzione, il verso e l'intensità. Molto belle le metafore sia del vettore che del vascello. Tra l'altro, ecco, infatti, concetti di fisica, eccetera, rimangono impressi certo. A mente a lungo proprio per la difficoltà nello studio, perché infatti mentre stavi dicendo no, direzione, intensità e verso, ho capito che stavi parlando di vettore, ma parliamo di studi molto faticosi di tanti anni fa. Certo. E, tanto sono un fan delle metafore perché aiutano sempre a far capire bene dei concetti che spesso rimangono fumosi, soprattutto a chi magari non è esattamente del nostro settore certo. O così dentro certi meccanismi, quindi noi dobbiamo essere bravi anche proprio come leader tecnologici a semplificare dei concetti, farli capire anche alla parte magari che si occupa più a livello imprenditoriale, business o marketing, queste cose, e tutto molte volte lo si fa bene proprio con queste metafore, quindi complimenti anche proprio per l'originalità. E proprio su questo tema qui, no, anche quindi sempre dello scaling, eccetera, volevo chiederti anche questo. Qui abbiamo dato una serie di indicazioni e di consigli su come portarlo avanti, poi possiamo anche approfondire, no? Quindi partire dal mindset, lasciare per ultimo lo scaling del team tech vero e proprio e così via. Volevo capire anche in base alla tua esperienza se c'è qualcosa che hai visto invece funzionare di meno o funzionare per niente, perché è chiaro che adesso ogni azienda, ogni stadio, ogni business ha il suo contesto, quindi come ci diciamo Certo. sempre tra leader tecnologici, dipende, no? Quindi Certo. ogni realtà fa caso a sé stante, però volevo capire se comunque dalla tua esperienza c'è qualcosa che può essere utile sapere, in modo che magari anche qualcun altro che sta portando avanti questo percorso magari non si fichi in qualche trappola di cui magari non ha ancora la visibilità, e tu, essendoci magari già passato, invece hai qualcosa da raccontare. D'altronde, proprio una delle cose che faccio spesso è proprio intervenire quando succedono queste cose qua, no? Quindi se si potesse evitare fin dall'inizio di dover fare certi errori, sarebbe meglio, ecco. Certo, innanzitutto sono grato a tutte come dire, le mie esperienze passate che mi hanno, come dico sempre al team, mi hanno permesso di cogliere una serie chiaramente finita di aspetti dei quali sono certo
portano ad una serie di conseguenze negative. Quindi io parto dal presupposto di aver imparato ciò che è sbagliato, perché ciò che è giusto lo dovrò imparare poi col tempo, negli anni, e a partire dalle esperienze che farò. Quindi, come dire, il futuro lo lasciamo al futuro, la certezza è il presente che proviene dal passato. Quindi io mi baso sempre sugli aspetti, giusto appunto, negativi che mi hanno accompagnato durante il percorso professionale di crescita. Uno di questi, per esempio, è pensare di scalare tirandosi fuori dal processo di scaling, quindi ponendosi come dall'alto o comunque di lato a un processo di scaling. No, lo scaling avviene nel collettivo, deve avvenire nel collettivo, bisogna mettersi in gioco. È necessario dapprima comprendere quali sono i propri limiti, affidarsi a persone con competenze più specifiche o più ampie o trasversali. Io stesso nel corso di queste settimane, inseguendo uno dei miei personali OKR che abbiamo introdotto non da molto all'interno dell'azienda, sto ascoltando tantissimi CTO e di questo sono onorato e veramente emozionato del riscontro proprio che sto ricevendo da questi colleghi che si stanno raccontando e mi stanno raccontando quali sono stati i loro problemi, come hanno affrontato i temi dello scaling, per esempio. Molti di questi, per esempio, mi hanno riportato un altro tema. Il tema è tutto partito da una domanda. La domanda è: ma sei sicuro che uno scaling da 15 a 50 sia quello che vi serve? E se fosse troppo, te lo sei chiesto? Ecco, questo è un altro errore da non commettere, quindi ritorniamo qualche minuto fa, il sovradimensionamento, quello non è scalare, quello è crescere, che non è, attenzione, non è sicuramente un problema, anzi è una cosa positiva, però crescere basta, o crescere per riportare un numero al mercato, semplicemente per poter raccontare che si è in 1000 software engineer all'interno di un reparto tecnico, non è una cosa sana, non è un approccio sano allo scaling. Questo lo posso dire quasi per certo, visti anche i risultati di questi giorni, insomma, e i tanti licenziamenti purtroppo dei colleghi che ci sono stati e che ci saranno, temo, ahimè, ancora. Altro tema, per esempio, da affrontare con la assoluta obiettività, lo scaling dal punto di vista tecnico, inerente un po' più quelle che sono le infrastrutture tecniche o il layer di applicativo, no? Quindi il tier e il layer applicativo. Non è detto che un team di persone che è stato progettato e pensato in un certo modo possa affrontare una certa tematica sfruttando per esempio un'architettura a microservizi, piuttosto che pensare che sia la soluzione a tutti i mali, sbagliato. D'altra parte, ci sono colleghi con i quali abbiamo discusso di come sia oggi tanto evitato il tema dei monoliti procedurali, monoliti applicativi, e di quanto non siano per forza il male assoluto, anzi, di quanto questi ci permettano di partire e poi porci di fronte alla sfida dello scaling. Come scalare un monolite? Come lo affronti? Di certo non lo affronti schivandolo o riprogettandolo da zero, perché poi i business è una macchina in continua corsa, quindi non è che la puoi fermare perché ti piacerebbe convertire un monolite in un'infrastruttura a microservizi. Quindi anche qui bisogna fare attenzione, a mio avviso, a non partire da partiti presi, presupposti o preconcetti. Bisogna saper plasmare il proprio pensiero in base a quelle che sono le proprie necessità. Quindi all'interno, ecco, e questo è un altro tema di mindset, all'interno del mio team non esiste uno stack consolidato che porto avanti, se scendiamo un pochettino più a livello tecnologico, ma esiste un problema, una serie di soluzioni che lo risolvono, e poi esiste la soluzione ottimale e una serie di soluzioni subottimali. Le altre sono chiaramente non soluzioni. E non sempre la soluzione ottimale è quella che ti permette, non è, voglio dire, semplificando, la scelta migliore, paradossalmente, perché potrebbe portare a dei costi eccessivi, piuttosto che a delle deadline troppo in là con i tempi e quindi che non ti permettono di poter affrontare
aggredendo il mercato su un certo tema. Quindi bisogna anche saper scalare le idee, anche questo, saper scegliere quella che per esempio al momento sembrerebbe una strada poco subottimale o scarsamente subottimale, che poi si rivela invece la strada migliore. Anche qua è una sfida continua, aperta, non c'è una formula unica per poter, come dire, affrontare il tema. Sì, sì, vero. Poi stavo anche ragionando, no, su quello che dicevi prima, no, i grandi numeri di assunzioni che vengono fatte, eccetera. In certo senso, in alcuni casi, è diventata anche quella un po' una vanity metric, il numero di engineers che c'è in azienda, che appunto è scollegata da quello che è un po' l'esigenza reale. Allora, prima, guarda, all'inizio mi hai messo un po' una pulce nell'orecchio su quello che poi, volendo poi, è anche, no, la seconda parte della chiacchierata di oggi, no, sulle differenze culturali, perché mi avevi detto, no, la gavetta, no, che hai dovuto fare, che anche quella già ci dà l'indicazione, no, di alcune differenze anche sia di mindset che di cultura tra il mondo italiano e quello che, insomma, certo, è sperimentato altrove, no? Quindi volevo proprio intanto capire cosa intendevi con questo, qual è stata la tua esperienza, e poi, insomma, magari facciamo una chiacchierata su questi temi di differenze culturali. Certo. Beh, io nel corso degli anni ho avuto modo di confrontarmi con tanti CTO che chiaramente mi hanno trasmesso tanto, davvero tanto, da quelli che mi hanno trasmesso, mi hanno semplificato la visione degli aspetti negativi, a quelli che invece mi hanno trasmesso e tramandato veramente tante cose positive. Ma molti di questi, per esempio, alcuni in realtà di questi, questi miei CTO non avevano affrontato il ruolo provenendo da la classica gavetta, quindi, come dire, è un po' come fare il politico, non me ne vogliono i politici, è un po' come fare il politico senza aver avuto nemmeno un giorno di lavoro alle spalle. Come fai ad affrontare il tema del lavoro se non sai nemmeno tu quali sono le difficoltà? Ecco, io parto un po' sempre da questo presupposto, quindi dover essere responsabile, dover affrontare un ruolo da responsabile tecnico senza aver percorso prima la strada che ti porta, come dire, ad assumere un ruolo da responsabile, stride un pochettino, è una difficoltà sicuramente in più. Non dico che sia impossibile, perché tanti, tanti riescono e tanti ci riusciranno, ma a mio avviso è la strada più semplice, invece è quella che paradossalmente anche più lunga, ecco, quindi arriviamo al concetto di subottimabilità. Quindi nel mio caso è servita tantissimo, anzi è servita quasi solo come dire, il passaggio da alcuni checkpoint fondamentali, quindi da quello della gavetta più classica fino ad arrivare alle prime, ai primi ruoli di responsabilità, le prime problematiche che poi vengono fuori quando devi gestire il lavoro di altre persone di cui hai tu stesso prima responsabilità, eccetera eccetera. Il tema della comunicazione, che è un altro tema di scalabilità, quindi anche lì è necessario che ci sia sempre una comunicazione sempre attiva, non camere a tenuta stagna, non porte chiuse virtuali o fisiche che queste siano, quindi anche qui bisogna fare attenzione. E poi per arrivare fino alle diversità che ci sono, no? tra il contesto italiano e quello europeo. Io ho avuto modo proprio con Gamindo di prendere parte ad alcuni eventi di scala internazionale, come il Web Summit, dove all'interno, per esempio, oppure in alcuni eventi forniti di AWS, dove all'interno trovi ti puoi confrontare, hai l'enorme vantaggio di poterti confrontare con delle realtà che non sono prettamente quelle di casa tua, quindi aprire gli orizzonti, comprendere quelli che sono i tuoi problemi, come invece vengono affrontati, o piuttosto come non sono presenti all'interno di una serie di business e di situazioni tecniche che per esempio si vivono all'estero. Ci sono delle differenze lampanti, diciamo che fondamentalmente la linea generale, almeno quella numerica, tranne alcuni casi di quest'anno di cui dobbiamo essere orgogliosi, vedi il caso Satispay, vedi il caso Ben Spoons, che insomma sono i nuovi unicorni tutti italiani, però in linea di massima l'Italia è un po' fanalino di coda su quelli che per esempio sono gli investimenti, i soldini che sono stati raccolti. Questo porterebbe a due conclusioni: o siamo meno bravi degli altri,
o siamo meno bravi a raccontare qualcosa agli altri, e questo è un tema. Quindi se ci mettiamo in contrapposizione con la Francia, per esempio, notiamo che c'è addirittura una scala di oltre un moltiplicatore di 10 di differenza tra i fondi raccolti. E questa considerando anche Bendispoons e Satispay, che ci hanno dato una grossa mano da questo punto di vista con gli ultimi fondi raccolti. Quindi è qualcosa sul quale dobbiamo sicuramente migliorare come mercato italiano e come rappresentanza dell'Italia. Quindi sicuramente non siamo molto meno, o non siamo 10 volte meno bravi dei colleghi, ad esempio francesi o tedeschi o inglesi, probabilmente lo siamo dal punto di vista comunicativo, o comunque dal punto di vista del valore che riusciamo a portare con le nostre idee, con le nostre azioni. Quindi questo è sicuramente un tema. L'altro tema, l'altra grossa differenza, questa è la prima. La seconda è dal punto di vista del sapersi reinventare, no? Un po' dell'adattamento al mercato. Quindi trovo che questo sia un tema molto italiano-centrico, nel senso che ho trovato che il contesto startup, o comunque il contesto azienda italiana, che si sa adattare al mercato, che si sa adattare a nuove esigenze, che addirittura ne crea alcune, sia veramente un nostro vantaggio, e di quanto poco lo sfruttiamo. Quindi riusciamo a carpire prima degli altri una serie di esigenze e a soddisfarle con una serie di prodotti, una serie di offerta, ma non riusciamo ad uscire come primi, non riusciamo a venirne fuori come i primi che hanno risolto un problema, e perché veniamo acquisiti prima del tempo, per esempio, questo non è per forza un aspetto negativo, o perché non riusciamo a raccontarci bene. Ho trovato proprio questa difficoltà nel confronto con i colleghi, ho trovato proprio questa differenza di quanto siano molto più bravi di noi da questo punto di vista, ecco. Questo è un riscontro molto importante che mi dai, perché infatti sono tutte cose che condivido al 100%, e anche delle mie opinioni specifiche sulle cose che hai detto, anche non la prima parte, ma è un problema di capacità o di comunicazione. Diciamo che infatti sono quelle cose che negli anni hanno portato anche me stesso, proprio a darmi anche la missione proprio personale di contribuire in qualche modo a cercare di, diciamo, rivoluzionare un po' il panorama tech italiano, no? Nel mio piccolo io sto cercando di fare questo sito Mastermind, dove sono chiaramente molte teste che decidono di in prima persona queste cose qui, perché una cosa che effettivamente ho visto molto è che in generale ruoli come quelli di CTO, comunque decision maker tecnologici, sono molto soli, non hanno percorsi formativi specifici, e quelli che ci sono soprattutto, anzi quasi tutti, di natura o anglosassone, o comunque con una mentalità diversa, e non tengono conto del contesto italiano che ha queste peculiarità. Per dire, ci sono anche tante belle newsletter, anche di quelle a pagamento per sviluppatori, per engineering manager, per sito eccetera. Ne dicevo tante, sono abbonato tantissimo, ma purtroppo tutte hanno questo problema qui, che volendo applicare letteralmente il nostro contesto, ho visto che poi si creano tanti problemi, perché non considerano proprio anche quei fattori, anche banalmente, anche quello che dicevi del capitali, di dobbiamo fare le cose con mezzi differenti, con una cultura differente. E anche per questo che ho cercato di creare un ecosistema, quello del sito Mastermind, che invece queste cose le vede da dentro il mercato italiano. Quindi io chiedo sempre, no, ai miei ospiti, quando hanno avuto esperienza all'estero, di raccontare proprio queste differenze, da una parte per farci capire su quali cose siamo un po' indietro, e purtroppo sono tante, e quindi cercare un po' alla volta di colmare questi gap. Quindi il pezzettino che mi dici tu, il pezzettino che mi metto quell'altro, eccetera, spero che contribuiscano a capire cosa dovremmo cercare un po' di importare e ridigerire in salsa italiana, no? E dall'altra anche qui per far capire esattamente che alcune cose però devono essere riviste appunto nella nostra ottica, con un contesto differente, e darci però anche una speranza di quale direzione potremmo portare, no? Anche prendendo un po' la metafora del vettore, no? Verso quale direzione andiamo, ecco. Quindi
Su questo sono assolutamente d'accordo, sulla cosa che hai detto. Adesso poi purtroppo non abbiamo il tempo per approfondire ulteriormente, perché solo questo si possono dedicare a fare puntate di City Show, di altre rubriche, però anche qui no, quando posso cerco insomma di introdurre la cosa. Ti volevo chiedere quindi in chiusura quali sono delle risorse che vuoi consigliare a chi ci sta seguendo. Sì, io giusto qualche giorno fa, a proposito di risorse letterarie fondamentalmente, perché io sono uno di quegli, diciamo, anziani che preferisce la carta, io amo tanto tutto ciò che è stampato, e io in questa stanza, che poi è il mio studio dal 2019 fondamentalmente, ho due sezioni, una alle mie spalle e una di fronte a me, e vogliono essere anche una metafora di ciò che mi sostiene da dietro e ciò che mi proietta davanti, che sono una sezione tutta tecnologica che ho davanti a me, con dei tomi sacrosanti, con dei mostri sacri di tomi che ti danno delle indicazioni oggettive sulla parte tecnica, mentre alle mie spalle ho tutta una serie invece di libri che sono orientati ai processi, al business, al marketing, alla comunicazione, ai nuovi paradigmi per affrontare il lavoro in team, e uno di questi, che in realtà tratta i temi del marketing, quindi quanto di forse più distante da quello che può essere un tema tecnico, ma poi nemmeno così tanto, è appunto La Mucca Viola, che racconta appunto del tema della mucca viola, cioè come animale un po' unico e che non tutte le aziende hanno e non tutte le aziende possono ambire ad averlo. Si racconta insomma della storia di alcune aziende che hanno avuto successo nel ritrovare o comunque nel ricercare la propria ed ottenere la propria mucca viola, e di quante aziende invece hanno la propria mucca classica, bianca e marrone o bianca e nera classica, e di quanto questo sia qualcosa da accettare piuttosto che da contrastare. Quindi lo consiglio come lettura per aprire un pochettino gli orizzonti. Ecco. Allora, intanto sono contento che hai consigliato un testo di questo tipo qui, perché spesso vengono consigliati testi più tecnologici, ma in realtà CTO nella mia definizione è più un esperto anche un po' di business, che sa applicare poi delle strategie tecnologiche, quindi è necessario avere questo tipo di anche di conoscenza, anche se poi magari non verranno applicate al 100%, meno comprenderle. Certo. Ecco. E purtroppo molti, ho visto che sono un po' allergici a queste cose, ed è uno dei loro problemi infatti. Dall'altra sono molto contento, insomma, che sei un appassionato di carta, perché noi stessi, un po' come sito Mastermind, fra un po' con delle iniziative che stiamo portando avanti, cercheremo un po' di inondare le scrivanie dei membri, di chi ci segue, proprio di carta, con diverse cose che poi annunceremo. La prima, però, intanto la voglio dire fin da ora: a inizio 2003 uscirà un nostro libro che si chiamerà Il manuale del CTO e di chi aspira a diventarlo, e che tra l'altro si può già prenotare nella priority list. Basta andare all'indirizzo libro manuale del CTO.com, quindi chi ci sta seguendo invito proprio intanto a lasciare l'indirizzo, così poi quando verrà pubblicato sarà tra i primi a saperlo. E a questo punto io, Pasquale, intanto ti ringrazio per questo bellissimo confronto, che poi comunque proseguirà anche nel sito lancio, anche con i membri della community, così vediamo quali curiosità verranno fuori. E poi insomma, provo anche di espandere alcuni argomenti, tipo anche quello della cultura e delle differenze culturali, che sicuramente meritano spazio. Invito chi ci segue a abbonarsi sulle varie piattaforme di podcast, perché ci segue in audio, quindi Apple Podcast, Spotify, eccetera, sono un po' ovunque, e chi invece ci segue tramite YouTube a iscriversi al canale e attivare le notifiche. Quindi grazie ancora, Pasquale, ci sentiamo. Grazie a te e grazie a voi, grazie di tutto, buona giornata.